Oroscopo settimanale, dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019. Ariete. Amore. Sarà una settimana favorevole per voi, con Venere nel segno, vivrete dei bei momenti con la persona del cuore. Nel mezzo della settimana potrebbe esserci qualche agitazione, ma nulla di preoccupante. Litigi ed incomprensioni potrebbero nascere, nelle coppie di nuova formazione. I single avranno dei piccoli diverbi in famiglia, ma nel weekend tutto si appianerà. Lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, vivrete dei momenti frenetici, molte saranno le cose da fare, e da sistemare. La prima parte della settimana sarà positiva, mentre potreste sentirvi poco stimolati nel fine settimana. L'ingresso del Sole nel segno, porterà per fortuna delucidazioni, su tante situazioni ancora da risolvere. Toro. Amore. Se avete vissuto un momento difficile, a livello sentimentale, a causa di una Venere opposta, da questa settimana potete stare tranquilli. La situazione migliora, e potranno esserci delle scelte importanti da compiere, in amore, che potranno mettere ansia. I single del segno, avranno tutto il tempo per riflettere su un'attrazione, che annuncia risvolti inaspettati. Lavoro. Nella sfera lavorativa le stelle sono dalla vostra parte, e potrete volgere molte situazioni a vostro favore. La luna favorevole, nella parte centrale della settimana, faciliterà le trattative, e migliorerà le vostre performance con i capi. Saranno meno avvantaggiati nelle nuove idee, i lavoratori autonomi. Gemelli. Amore. In questa settimana, potranno nascere delle tensioni, legate a questioni sentimentali, che vi hanno dato del filo da torcere in passato. Purtroppo ci sarà poca voglia di conversare, e questo potrà creare ulteriori divergenze con il partner. La giornata più favorevole in amore, sarà giovedì, ottima anche per i cuori solitari, che avranno tante occasioni per rimettersi in gioco. Lavoro. Un po' di confusione attraverserà il campo professionale, soprattutto all'inizio della settimana. Avrete modo di confrontarvi, e di studiare le strategie giuste, per risollevare l'umore, e proseguire nella strada intrapresa. Un piccolo colpo di fortuna nel weekend, potrebbe tuttavia spianare la strada al successo. Cancro. Amore. Per quanto riguarda l'amore, le giornate più interessanti saranno quelle all'inizio della settimana, quando vi sentirete più energici. Non mancheranno gelosie amorose, a turbare anche i rapporti datati, ma nessun pericolo di rottura. Chi invece continua con le incomprensioni, potrà perfino decidere di troncare un rapporto che non dona più stimoli. Nuove avventure in arrivo per i single. Lavoro. Buona la settimana per quanto riguarda il lato professionale. Nonostante l'opposizione di Saturno, potrete fare dei buoni accordi, e superare alla grande gli ostacoli lavorativi. Sarà bene seguire le indicazioni dei colleghi esperti, e se necessario, cambiare qualche piano, se si prospetta svantaggioso. Leone. Amore, una Venere positiva, darà ancora più slancio in un rapporto sentimentale, e la prima parte della settimana sarà davvero un crescendo di emozioni. Ottime le giornate di martedì, e mercoledì, anche per i single, potrebbero esserci incontri interessanti, e addirittura decisivi. Lavoro, in campo lavorativo, questa settimana potrebbero nascere dei cambiamenti, e tante nuove idee potranno essere in arrivo. La luna nel segno nella prima parte della settimana, vi garantisce tante buone occasioni, e se vi mostrate flessibili, anche tante opportunità di crescita. I pianeti sono dalla vostra parte. Vergine.
Amore, nonostante qualche piccolo problema nei rapporti amorosi, le stelle sono comunque dalla vostra parte, per chiarire alcune situazioni in sospeso, mentre per le coppie costituite di recente, sarà più difficile ritrovare l'intesa. I single potranno beneficiare di una settimana davvero frizzante. Ci saranno nuovi incontri, e nuove amicizie potranno essere approfondite. Lavoro, per quanto riguarda il campo professionale, potranno arrivare delle buone notizie, soprattutto nel weekend. Non mancheranno ottime intuizioni in questa fine del mese, ma non azzardate troppo, la luna favorirà gli investimenti, soprattutto nei primi due giorni della settimana, quindi, regolatevi di conseguenza. Bilancia. Amore, stelle interessanti per voi della Bilancia, questa settimana, le questioni amorose saranno in primo piano. Sarà bene chiarire eventuali attriti con la persona amata, però, senza alzare troppo i toni. Gli influssi positivi, e una luna favorevole, vi aiuteranno ad agire al meglio. I single proveranno nuove attrazioni, alcune, potranno avere dei ritorni di fiamma. Lavoro, nel settore lavorativo ci saranno buone notizie, nel fine settimana, quando avrete tutti gli strumenti, per risolvere alcune situazioni in sospeso. Buone opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro, in arrivo proposte molto interessanti. Scorpione. Amore, per quanto riguarda l'amore, la settimana porta pensieri negativi, che attanagliano la vostra mente. Scacciateli, e vivete quello che vi offre la vita. Per fortuna il weekend porta una buona energia, e molti pregiudizi cadranno, senza alcun intervento della persona cara. I single, saranno animati da molta passionalità, e attireranno l'interesse di molti. Lavoro, in campo lavorativo, non ci saranno grandi soddisfazioni in questo periodo, ma sono favoriti nuovi progetti. La parte migliore della settimana sarà quella centrale, quando potrete prendere delle decisioni importanti, anche a livello finanziario. Tuttavia, sarà bene mantenere le posizioni attuali raggiunte, evitando di osare nelle richieste. Sagittario. Amore, periodo eccellente per l'amore, con Venere nel segno, vivrete un buon momento, anche se la gelosia potrebbe far nascere delle discussioni. Chi invece vive un amore complicato, dovrebbe fare molta attenzione a non avere fraintendimenti. Bel weekend in arrivo per tutti, anche per i single. Lavoro, con Giove favorevole, questa settimana farete dei buoni passi avanti nel settore professionale, e ci saranno anche incontri importanti, che potranno influenzare il vostro futuro. Tenete comunque sotto controllo la parte centrale della settimana, potrebbero nascere dei nervosismi, a causa di divergenze con colleghi invidiosi. Capricorno. Amore, bene la settimana in tutti i settori, in particolare in quello amoroso, che vi riempirà di grandi gioie. Sorprese in arrivo per chi desidera coronare un sogno d'amore, ma anche per chi desidera allargare la famiglia. I single, potranno attendere con ansia, il ritorno di una persona da lontano, per la quale nutrono un sentimento. Lavoro, sarà una buona settimana per il segno, sono in arrivo delle belle possibilità, soprattutto nelle giornate di mercoledì, e i giovedì. Con Mercurio nel segno, riuscirete a superare qualsiasi prova, e vi metterete al centro dell'attenzione quanto basta, per raggiungere i vostri obiettivi. Non mancheranno occasioni da valutare. Acquario. Amore, periodo buono per i sentimenti. Il sole nel segno favorirà le questioni amorose, e le storie nate ultimamente, possono proseguire con vie e progetti. In arrivo bellissime emozioni anche per i single, intorno alla giornata di mercoledì. Chi è rimasto da solo, potrà tornare ad avere fiducia nell'amore. Lavoro. Il weekend sarà la parte migliore della settimana, per la sfera lavorativa, ma dovrete comunque evitare spese azzardate.
nelle giornate centrali potranno esserci disguidi e contrattempi, che ritarderanno la riuscita di un progetto, ma conterà molto l'opinione che hanno di voi i superiori. Pesci. Amore, nella vita di coppia, potranno verificarsi dei disagi con il partner, o con la famiglia, all'inizio della settimana. Cercate di risolvere i problemi sentimentali sin da subito, per non trascinarli tutta la settimana. Se siete single, potreste sentirvi particolarmente confusi, e l'agitazione potrebbe portarvi a fare scelte sbagliate. Lavoro, settimana discreta per i pesci, che devono però tenersi lontani da alcune situazioni complicate. L'oroscopo annuncia un fine settimana sotto pressione, arriveranno comunque delle buone intuizioni, che vi salveranno dalle brutte figure. Siate comunque più prudenti nelle scelte che dovrete fare in futuro. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.